Firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese, un gesto di libertà per liberare la vita di altri. www.8permillevaldese.org. Per la vostra pubblicità su Radio Bequit telefonate allo 0121 954194. Buona serata da Barbara Salandri. Allarme rosso in Messico per l'arrivo intorno alle 23 ora italiana di Patricia, il più forte uragano mai registrato nell'emisfero occidentale. Si sta avvicinando con venti a 325 km orari. Patricia ha una forza paragonabile a quella del tifone Haiyan, che due anni fa provocò 7.300 tra morti e dispersi nelle Filippine. Per pericolo di alluvioni e frane nello stato di Colima, evacuate migliaia di persone. Assalto ai negozi per assicurarsi i viveri. C'è anche un bimbo di 3 anni tra i 43 morti del grave incidente stradale avvenuto stamane in Francia, vicino a Bordeaux. Il corpo del piccolo è stato trovato nella cabina del camion, che si è scontrato con un pullman. I due mezzi hanno poi preso fuoco. Le altre vittime sono tutti i passeggeri del pullman, un gruppo di anziani in gita. Ancora strascichi polemici sulle condizioni di salute del Papa. Sono state scritte falsità, non ho mai curato Francesco, ha precisato oggi all'ANSA il medico giapponese Fukushima. Mai detto che sia lui il medico curante di Bergoglio, la replica del direttore del quotidiano nazionale che aveva parlato di un piccolo tumore benigno al cervello. Economia e mercati. Da martedì 27 ottobre tra i titoli quotati alla borsa di Milano ci sarà anche quello di Poste Italiane. Oggi si è conclusa la prima fase, fissato il prezzo per azione 6,75 euro, che porta la società a valere 8,8 miliardi, 3,4 miliardi grazie alla vendita sul mercato del 34% del capitale andranno nelle casse del tesoro. Li utilizzeremo per ridurre il debito pubblico, fa sapere il ministro dell'economia Padoan, soddisfatto per l'esito.